Sabato 9 aprile torna Condividiamo, la raccolta alimentare organizzata da Unicoop Firenze. Tutti i punti vendita della Toscana si mobilitano per rendere un successo questa edizione targata 2016 e noi siamo qua appunto per testimoniare il lavoro svolto in questa giornata e nello specifico partiamo da Lucca San Filippo, il nuovo punto vendita. La mattina è partita bene, mi sembra che il risultato sia buono. Abbastanza buono, no, abbiamo già chiuso alcune scatole, abbiamo abbastanza risposta stamattina nelle nostre richieste. Allora, qui abbiamo per esempio già una scatola piena, abbiamo un sacchetto. Cosa c'è dentro? Allora, dentro c'è la farina, la marmellata, gli omogenizzati e i pelati. Chi sono i destinatari di questi prodotti? Allora, noi facciamo la raccolta alimentare insieme alla Coop che ci aiuta e ci sostiene, al gruppo Volontari Accoglienza Immigrati, la Croce Rossa e la comunità di Sant'Egidio. Sul territorio della diocesi di Lucca ci sono tanti centri di ascolto ai quali le famiglie bisognose si rivolgono e quindi vanno direttamente alle famiglie in difficoltà. Possiamo fare un identikit delle famiglie in difficoltà? Le famiglie in difficoltà oggi sono le più svariate, nel senso che in un momento di crisi, in un momento in cui le fabbriche chiudono, le persone perdono il lavoro, non arriva più l'immigrato come poteva arrivare qualche anno fa, ma arrivano proprio le famiglie intere, anche di italiani che sono sul nostro territorio, che non hanno mai avuto bisogno e che oggi sono in difficoltà. Sono tempi difficili, ma si trova ancora la forza di donare. Sono piccole cose, cioè nel senso una spesa piccola non è una cosa impegnativa, si può fare. E noi ci concediamo un attimo di riposo e diamo spazio al primo servizio in scaletta di questa settimana, Click and Cook. Con le pentole salva spazio, il manico non è più un problema. In un click l'ingombro scompare, tegami e casseruole sono impilabili ed entrano facilmente negli sportelli. L'ultima novità è firmata Ballarini, marchio del Made in Italy che esiste da quasi 130 anni. La linea Click and Cook arriva adesso nei supermercati e nei grandi punti vendita Coop Fi in anteprima per i soci di Unicoop Firenze con un prezzo ridotto, tante proposte, tutte da collezionare da qui a giugno. Le pentole sono state studiate dal nostro laboratorio di ricerca e sviluppo e sono state studiate principalmente per il riposizionamento dopo il loro utilizzo. È sempre un problema di base avere lo spazio disponibile per le padelle. In questo caso qua è stato creato il Click System, che è questo sistema brevettato dalla Ballarini che abbatte le maniglie per creare maggior spazio. La novità è che per la sua impilabilità ci crea maggior spazio, quindi è possibile riposizionarlo. In più certi accessori possono essere utilizzati anche per altri tipi di cotture, come può essere il set vapore o il bagnomaria, grazie alla sua impilabilità. Anche in lavastoviglie, pentole e coperchi sono meno ingombranti e possono essere puliti a basse temperature. Il rivestimento antiaderente è in granitium, materiale rinforzato con particelle minerali che dà una maggiore protezione dai graffi, garantisce una lunga durata del prodotto e permette di cucinare in modo sano con pochi grassi. Queste pentole sono di base alluminio con rivestimento antiaderente, hanno questo effetto pietra che dà poi maggiori prestazioni anche antiabrasione e soprattutto anche per una cottura croccante. La linea Click and Cook è fatta in Italia. Ballarini all'interno del suo stabilimento mantovano dà lavoro a 280 persone, a cui si aggiunge l'indotto. La gamma è molto ampia, è composta da tre tipi di padelle, tre diametri differenti, il saltapasta, la bistecchiera, tegame, casseruola, quindi per vari tipi di cottura, dalla frittura, alla lessatura, alle zuppe. In questo mese di aprile i soci di Unicoop Firenze possono scegliere tra tegame, casseruola, cestello per la cottura a vapore, padella e coperchio. Tra maggio e giugno arriveranno altre proposte, sempre con la formula sconto più punti. E mentre nel punto vendita si continua a fare la spesa, qui invece si continua a raccogliere quelle che sono le donazioni di Condividiamo. C'è davvero soddisfazione, si sta raccogliendo tanto materiale. Sì, si sta raccogliendo tanto materiale.
le persone che vengono al punto nuovo qui di San Filippo rispondono veramente bene. Hai accennato a una cosa interessante, questo è un nuovo punto vendita e quindi questa è la prima raccolta che viene effettuata in questo punto vendita. Non siamo neanche a un mese dall'inaugurazione, il punto vendita sta rispondendo bene, sia alla cittadinanza che la cittadinanza al punto vendita. C'è un altro appuntamento per quanto riguarda Condividiamo del 2016 ed è giusto dirlo. Sì, a settembre sarà un nuovo appuntamento. Scusate, vi interrompo, cambia lo scenario, cambia il banchino, cambia la città perché adesso siamo ad Agliana, però si lavora ugualmente tanto. Mi sembra che sia una buona raccolta fino adesso. Sì, molto buona, stamani veramente molto buona. Vedo che le persone collaborano molto, ci stanno dando veramente una mano, una grande mano. Allora, le persone danno una mano, collaborano e danno, ma voi cosa fate per convincerli? Perché si può anche provare a... Alcune volte basta un sorriso, dai. Sì, quindi... basta un sorriso, due paroline gentili. Beh, io credo che il desiderio più grosso è che quelle scatole vuote poi diventino piene come queste. Sì, infatti è il nostro obiettivo quello. Però voglio dirle anche un'altra cosa. Il nostro obiettivo è anche un altro. Cioè, vale a dire, la persona che ci lascia la borsina con dentro qualunque cosa, anche una piccola e povera cosa, per noi è importante perché? Perché ha pensato, in quel momento in cui prendeva quella cosa, ha pensato che qualcuno aveva bisogno di un aiuto, di un soccorso. E mentre prosegue senza sosta la raccolta di Condividiamo, noi facciamo un break e ci occupiamo del prossimo servizio in scaletta. L'Universale torna al cinema. Che conta il tempo interiore? È un film sull'interiorità. Abbiamo un film sull'interiore, perché la gira un trippaio. L'Universale è un pezzo di storia della città ed è anche un pezzo di cuore, perché la storia cittadina ci è passata attraverso ed è un pezzo di cuore perché in tanti sono stati per tanto tempo su quelle poltroncine. È stata una piazza, è stato un luogo di incontro, una casa del popolo, un centro sociale. La burra asciugagliele! Era un simbolo dell'identità popolare, il cinema più pop di Firenze, attivo fino al 1989 a due passi dal quartiere di San Frediano. Ancora tanti lo ricordano, quasi fosse leggenda. All'Universale lo spettacolo non era sullo schermo, ma in sala. Nei principali cinema arriva adesso il film L'Universale. La sala d'esse è sfondo e protagonista di una storia lunga 20 anni che coinvolge tre amici. A Firenze è in programmazione allo Stensen e allo Spazio Alfieri, dove i soci Coppa hanno diritto al biglietto ridotto. Senti, ma il fidanzato ce l'hai? Tommy, il fidanzato è un concetto tramontato. È un po' come il gelato al pistacchio. Tommaso è il figlio del proiezionista. Quindi, essendo il figlio del proiezionista, all'interno dell'Universale del cinema ha un ruolo cardine. E quello soprattutto è, appunto, cresce dentro questo spazio altro, questo spazio, diciamo, fantasmagorico. E quindi si porta dietro tutto il suo percorso di formazione, ma attraversa gli anni, di quegli anni, appunto, dagli anni 60 fino agli anni 80, con, io, mi viene a dire, uno sguardo diverso, cioè una lente particolare, che è quella, il filtro che gli dà il cinema e tutte le persone, i personaggi, i caratteri che attraversano questo cinema. Budget risicato e 4 settimane di riprese serrate. Dietro al film non ci sono mega produzioni, ma un sostegno arrivato dal basso e dal territorio, con una raccolta di fondi online a cui hanno partecipato tante persone comuni e con il contributo di enti e realtà toscane, tra queste Unicop Firenze. Devo dire che se non ci fosse stato un sostegno dal basso, non soltanto economico col crowdfunding, ma veramente di condivisione, di supporto, no? A volte quando sei a terra perché vedi che non ce la fai, invece senti che questa è una storia che è condivisa, che è molto forte, e questa è stata l'energia che alla fine ci ha consentito di finirlo. Nel cast tanti volti conosciuti, come Vauro, un gustoso cameo di Enriquez della banda Bardot, gruppo che ha anche firmato le musiche del film, Anna Meacci nei panni della cassiera e Paolo Hendel che interpreta il programmatore del cinema. Primo film che io ho visto all'Universale
è Blade Runner e devo dire che l'ho dovuto rivedere a Fiesole perché non era possibile. E credo peraltro che questa fosse una storia che doveva essere raccontata, che doveva assurgere a cinema e uscire dai confini cittadini perché insomma, quando hai in mano una storia bella è un peccato alla fine non raccontarla. Abbiamo detto un'iniziativa organizzata da Unicop Firenze e coordinata dalle varie sezioni soci. Ecco, qual è stato il vostro lavoro all'interno di questa iniziativa? Il nostro lavoro è quello di aver riunito le varie associazioni e parlato con i responsabili, naturalmente, per poter stabilire il lavoro che verrà fatto qui. Non si vive però di solo condividiamo due volte l'anno. Il rapporto tra le varie sezioni soci e le associazioni di volontariato dura davvero tutto l'anno. Sì, consente alle associazioni di fare le raccolte, in più distribuisce i buoni alimentari che le associazioni a loro volta daranno ai più bisognosi, a quelli che loro conoscano meglio sul territorio che hanno bisogno di essere assistiti. Senti, io ti vedo sorridente, che mi fa pensare che sono buoni risultati. È mezzogiorno, possiamo fare un bilancio di come sta andando questo banchino, questo singolo banchino? Sì, al momento abbiamo chiuso 74 scatole di alimenti. Beh, insomma, c'è di che sorridere. Molto, molto, sì, siamo contenti. E il sorriso è ancora più giustificato, visti i risultati finali dell'intera giornata. Ben 192 tonnellate di prodotti sono stati raccolti, con un aumento delle donazioni di oltre il 12% rispetto all'aprile 2015. Il prossimo appuntamento dunque con la raccolta alimentare è fissato per l'autunno, mentre per noi l'attesa è più breve. Ci rivediamo la prossima settimana.